Un buongiorno agli amici di Ante.it e un buongiorno a un carissimo amico Marino. Marino è il cognome. Buongiorno, Marini. Marino giustamente rappresenta insieme a un'altra persona, carissima amica Franco, Alidama, giustamente ormai un'azienda consolidata sul territorio, non solo Marche ma anche Abruzzi. Quindi, visti i buoni rapporti che abbiamo con l'azienda, con la radio, speriamo di averli anche con gli Ante.it, anche per fare il punto, perché giustamente questa azienda da un po' di anni è in continua espansione, giusto Marino? Sbaglio qualcosa? No, poi molto legata, vedo, a diverse società sportive, Martinsicuro, Porto d'Ascoli, quindi diciamo che state a sostegno un po' sul territorio. Ma diciamo che negli ultimi anni, 2 o 3 anni in particolare, la nostra azienda sostiene diverse realtà sportive, diciamo dal calcio, al calcio a 5, beach soccer, quindi siamo presenti in diversi stadi con diverse istituzioni per sostenere, diciamo, queste squadre dilettantistiche del nostro territorio. Per quanto riguarda invece l'azienda, devo dire che ormai siamo presenti nelle Marche e nell'Abruzzo e abbiamo 11 filiali, tra l'altro siamo presenti anche in Puglia, a Bari e a Capua, provincia di Caserta. Quindi diciamo siamo arrivati a 11 filiali e, con obiettivi ambiziosi per il prossimo anno. Contiamo di raddoppiare, diciamo, il numero delle filiali, arrivare a circa 20, coprendo bene le Marche Nord, perché non siamo presenti ancora su Ancona. Mi pare, voi arrivate a Civitanova, mi pare. Sì, a nord arriviamo a Civitanova, quindi vogliamo coprire bene le Marche, quindi le Marche del Nord. Certo. Dopodiché dovremo chiudere a breve l'Aquila e il Lanciano. Dopodiché, insomma, il progetto è andare fuori dalle Marche e dall'Abruzzo. Ecco, esistete da quanti anni, Marino? Allora, la società è nata nel 2008, il primo punto franchising è stato fatto nel 2010 e poi da lì ci siamo quindi diciamo in 8-9 anni avete avuto questa crescita esponenziale. Beh, diciamo che i primi 2-3 anni sono serviti per fare esperienza, esatto. Diciamo per valutare tutte le, diciamo, l'organizzazione, diciamo una sorta di scrittura del manuale operativo per poi poterlo replicare ai vari affiliati. Ecco, poi la vostra forza, Alidama, è consistente non solo per le auto bensì anche i mezzi, diciamo grandi, camion, avete un servizio quasi capillare su tutte le categorie per chi ha bisogno, trasporti e quant'altro. Sì, la flotta è variegata, partiamo dalle minicar per arrivare ai furgoni commerciali 35 quintali. Dall'anno scorso abbiamo anche inserito il discorso del noleggio dei nolo frigo, quindi diciamo che il parco mezzi è abbastanza completo, dalle autovetture fino, ecco, ai furgoni, diciamo, commerciali. Rispetto ad altre aziende che sono presenti sul territorio ma diciamo sono capillari solo sulle auto, voi vi differenziate offrendo una gamma ben più ampia. Sì, infatti in qualsiasi apertura andiamo a fare, in qualsiasi posto, dopo aver fatto uno studio attento della zona, diciamo ci facciamo un primo assortimento, una prima configurazione che comunque prevede sempre autovetture e veicoli commerciali, perché chiaramente diciamo le vetture, bene, come dicevi tu, ce l'hanno un po' tutti, però i furgoni non sono molto, esatto, molto presenti. Tra l'altro devo dire che in questi ultimi anni il settore commerciale è quello che ci ha dato maggiori soddisfazioni, perché c'è stata una crescita molto importante in questo segmento. Ecco, tu hai già fatto una diagnosi per quello che sarà il prossimo immediato futuro, però oltre a questo c'è qualche sogno nel cassetto, non so, di arrivare in qualche posto, dici, sai, se potessi vorrei arrivare lì? Beh, guarda, i sogni nel cassetto sono tanti. Però è chiaro che bisogna farli in maniera ponderata e crescendo piano piano. Noi devo dire che abbiamo molte richieste da diverse parti d'Italia. Ci arrivano parecchie richieste, solo che le valutiamo attentamente. Per chiare di franchising. Sì, sì, ci riceviamo parecchie richieste. O almeno di informazioni, certo, di capire un po' come funziona il nostro sistema. Sì. Abbiamo richieste dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Lombardia, quindi sicuramente innanzitutto l'obiettivo primario era quello di radicarci nel nostro territorio, certo, quindi di essere forti nel nostro territorio, Marche e l'Abruzzo. Diciamo che questo obiettivo è quasi raggiunto.
prossimo obiettivo sicuramente sarà quello di andare a coprire alcune importanti città, che potrebbero essere le più immediate, potrebbe essere Roma, Bologna, Napoli, Milano. Beh sì, entri nelle grandi metropoli, cioè, diciamo, il passaparola è ancora più grande. Però lì ci troviamo poi a confrontarci con diverse realtà, del resto sono presenti anche qui da noi, però qui, conoscendo bene il territorio, sappiamo anche come muoverci. Roma è una città importante anche per una questione di viabilità, di aeroporto, certo, quindi certo. Ci sarebbero maggiori opportunità, però nonostante ci siano maggiori opportunità c'è anche più competizione. Ecco, dicevamo in apertura, Marino, questa sinergia con molte società sportive, questo è un po' come ripercorrere il cammino di, tu ti ricorderai, di Autolelli, gli anni 80-90, che aveva questo, diciamo, questo rapporto capillare con tutte le società e era arrivato a essere il secondo punto Fiat d'Italia. Quindi anche quello è un modo di avere un'interfacciata con tutti quanti, perché lo sport è quello che traina tantissimo. Ti ringrazio del vabbè, paragone. Vabbè, però sarà difficile che noi diventiamo il secondo operatore dell'autonoleggio, perché abbiamo dei colossi, diciamo, europei e internazionali, quindi, certo, però certo. Insomma, chiaramente questo rapporto, in particolare il nostro presidente Franco Tommasi, che del resto anche io, abbiamo sempre avuto un rapporto diretto con le società sportive, avendo fatto entrambi i dirigenti di società sportive, quindi ce l'abbiamo un po' nel sangue questa. Ma no, ma io penso che sia una cosa anche importante, perché è tramite lo sport che si tramanda un po' in qualcosa di importante. Sì, sì, no, il contatto con queste società, con diciamo delle realtà locali, che oltre ad avere ad avere rapporti con loro, sia per quanto riguarda l'aspetto sociale, puramente sociale, anche sportivo, quindi sicuramente ci dà visibilità. Una domanda un po' così particolare prima di chiudere: avendo anche questo capillare servizio che date al prossimo, è normale che stai sempre a contatto e a confronto con la persona, insomma, non tanto. Vi è mai capitato, insomma, quelle persone che cercano di fare un po' i furbetti? Beh, purtroppo devo dire che capita tutti i giorni, capita tutti i giorni in tutte le filiali. Chiaramente, avendo fatto questa esperienza già da diversi anni, riusciamo a capire dove vogliono andare a parare. Quindi certo. Non sempre, ma quasi sempre riusciamo a coprire il colpo. Marino, ti ringrazio, ti faccio un buon lavoro, in bocca al lupo a te e all'amico Franco, e quando hai bisogno il nostro salotto è sempre a disposizione. Grazie Carlo, grazie. Grazie a te, Marino.